Saluto da Savio. Un, esper un esperimento di, si chiama elettrocottura. Questa è una spirale di china, questa è quella grande, questa è quella piccola. Questa è una dima per farla più o meno precisa: ce n'è una in senso orario, una in senso antiorario. Questa qui dovrebbe essere quella in senso orario, questa in senso anti-orario. Ho recuperato un po' di filo di rame di un impianto elettrico di quelli che si facevano 20-30 anni fa che erano fili rigidi, che sono sempre più difficili da trovare i fili di rame rigidi. E in teoria allora adesso andrebbe infilato il filo di rame qua dentro e girato in questa spirale. Adesso se mantengo il telefono non riesco a fare il video perché sono solo, lo faccio e vi faccio vedere il risultato. Praticamente il cono serve solo, è una dima per aiutarvi a fare preciso la spirale come diametro, numero di spire, distanza e quant'altro quindi è semplicemente una dima va fatto con un materiale conduttore quindi rame, alluminio e una volta fatto dal cono si, si tira fuori e il risultato è questo quindi questa qua è semplicemente una dima eh, si è un pochino schiacciato a livello superiore poi lo, lo, lo sistema un po questa praticamente eh, ighina era un un aiutante di newton se non mi sbaglio e quindi c'è tutta una teoria per cui seguendo quello che è la forma delle chiocciole quelle che noi dalle nostre parti chiamiamo le ciammarruche il canale l'energia che c'è che viene dal sole e la manda verso la terra e questo dovrebbe aiutare il terreno a, a, fe, a far crescere meglio le piante io l'ho letto e Kina mi è sembrato una persona abbastanza che ne capisce insomma ha fatto anche quella macchina famosa che allontana le nuvole e può decidere se fa piovere o meno è un esperimento, non mi costa niente, la stampante di rigidi ce l'ho, no, il rame ce l'avevo c'ho l'orto, su alcune piante la metterò, su alcune no e vediamo se è vero o no c'è anche uno strumentino che si chiama tensor qualcosa che però non ho capito bene come si costruisce che dovrebbe aiutare a capire se, se questa spirale funziona e adesso ho anche questo strumentino qui che non so se poi possa può servire questo vede un po le, le radiazioni magnetiche quindi magari è capace questo strumento elettrico potrebbe rilevare sempre qualche cosa adesso ne ho fatta una quella piccoletta oraria poi dopo se funziona farò anche quella più grossa sempre oraria poi c'è il progettino dove se ne mette una oraria una antioraria una sopra e una sotto ne pianto, ne, ne faccio qualcuna, tanto il materiale ce l'ho, non mi costa niente, è gratis. Le, le piante sono piantate, la pianto o oh, rimane uguale, se cresce di più poi lo farà a tutte le piante. È un esperimento, non ci costa niente. Igna è anche un italiano. Newton è uno che ci capiva, quindi eh, penso che provare non, non ci costa nulla. Questa è la spirale fatta con l'aiuto di una dima. E proviamo, vediamo se funziona o no. Tanto non mi costa niente. Se va bene, le piante mi cresceranno più velocemente. Se va male cresceranno di meno di più. Tanto lo, lo provo su una pianta, sì, una no, vuol dire che mangerò qualche pomodoro, qualche melanzana in meno. O se va bene, lo metterò su tutte e mangerò molto di più alla salute vostra. Un saluto come sempre da Savio. La divulgazione è tutto. Quindi. Io ho voluto condividere anche questo esperimento che sto facendo: spirale di Igina. Eccola qui fatta tramite l'aiuto di un cono stampato in 3D e si trova gratis. Questo file quindi eh, si può fare tutto in casa. Ho visto qualche video. <clears throat> Se non avete il cono, dicono che va bene anche un imbuto, una cosa eh. ovviamente. Questa qui è quella precisa con tutte le spirale e quant'altro. Non mi è chiara questa cosa. Dovrebbe essere così, magari qualche altro esperto in altra cultura che ne sa meglio di me. Se ho fatto qualche errore, me lo dica e correggo. Come sempre, un saluto da Savio.